Buongiorno, il mio nome è Fabio, la sigla della radioamatore è IW3FVZ, per chi non lo sapesse. Per questioni tecniche, i prossimi tre talk, se non vuole farli, li farò tutti io. Per cui dovete seguirmi tre volte consecutive. Se nel frattempo arriva la persona, però lo blocco e verrà a farla qui la persona stessa. È un mio amico che se arriva lui, arriva, lo blocco, le faccio fare il talk. Quello che vedremo oggi sui tre talk sono il primo, il programma che vediamo qui, che è QR Test. QR Test è un programma che serve esclusivamente per tenere i log durante le gare. Non so per chi sa come funzionano le gare tra radioamatori, ma in sostanza bisogna fare più collegamenti possibili e a seconda delle regole ci sono dei moltiplicatori in certi casi. Per esempio, alcuni contest c'è un moltiplicatore per ogni country fatto, per cui se io collego l'Italia poi collego uno svizzero, sono due collegamenti, due moltiplicatori, 2 per 2 4, 4 punti, e si va avanti così. Sembra una cosa semplice, in realtà per gestire un contest si arriva a livelli abbastanza elevati. Faccio l'esempio: ci possono essere 6 stazioni in contemporanea dove solo una può andare in trasmissione in un dato istante, per cui ci deve essere un sistema che blocchi la trasmissione degli altri apparati mentre un altro è in trasmissione, e cose di questo tipo. Per cui un collegamento che ha già fatto uno su una postazione non può essere fatto da un'altra su un'altra postazione, e tutta una serie di problematiche. Perché il database è unico, in realtà viene replicato su ogni macchina, quindi il sistema è in grado di replicare il database su ogni macchina ed è in grado di gestire il looking sul database, per cui nel caso ci sono due, a parte che è impossibile da un punto di vista tecnico, ma anche se ci fossero due collegamenti sullo stesso sistema, lui riesce a, solo il primo viene segnato, non il secondo. Il software è fatto da un italiano che abita anche a Mestre, per cui è italiano al 100%. La prima cosa che chiede è il nome del contest, che possiamo metterlo. Poi c'è obbligatoriamente il nominativo, mettiamo il mio, e il nome del contest. Noi ne prendiamo uno a caso. In ogni gara ci sono le varie categorie, noi scegliamo la categoria, singolo operatore vuol dire che opera una persona sola su quella radio, singolo operatore assistito vuol dire che è un singolo operatore ma assistito dai cluster, il cluster è un sistema per cui ogni persona può indicare il collegamento che ha appena fatto, questo viene, va a finire su un server in internet, il quale viene sparato a tutti gli altri che sono in ascolto, per cui ognuno vede il collegamento che ha fatto un altro. In quel caso è assistito, perché io posso vedere il collegamento che ha fatto un altro, mi accorgo che è per me quello che devo ancora fare, quindi mi sposto e vado a farlo. Siccome è un vantaggio, è una categoria a parte. Multioperatore singolo trasmettitore vuol dire che c'è un trasmettitore solo ma ci sono più persone. Tenete presente che la maggior parte dei contest vanno dalle 24 alle 48 ore consecutive, per cui 48 ore è una singola persona, di solito io sono arrivato a 32 contemporanee, naturalmente con gli spazi per riposarmi. Su quella da 48 di solito bisogna essere più di una persona. Sul multioperatore c'è singolo trasmettitore, due trasmettitori o multi-multi. Multi-multi vuol dire che puoi avere quanti trasmettitori vuoi, su ogni band, di solito sono 6 tecnicamente, dai 3 ai 6 massimo. Io sono da solo. Allora, la banda la facciamo tutta, la potenza io sono, naturalmente a seconda della potenza dell'apparato, sulla seconda schermata posso selezionare alcune cose fondamentali. La prima è la radio. Se io collego via seriale la radio,
sono in grado di automaticamente controllare la radio. Cosa succede? Che se io mi sposto di banda, passo da una frequenza a un'altra, automaticamente il log, siccome una delle funzioni è segnare la frequenza in cui ho fatto il collegamento, si prende automaticamente la frequenza e non devo essere io manualmente ogni volta andare a fare la modifica. La rete è, come dicevo prima, se ci sono più macchine di log, è possibile collegarli in rete, per cui il database viene duplicato tra le macchine. Il CW, per chi non lo conosce, è il Morse. Sembrerebbe un protocollo, cioè un sistema di trasmissione non più usato, invece è usatissimo per le trasmissioni, anche perché è il primo sistema digitale che è stato usato in assoluto, cioè la prima trasmissione in assoluto è stata il digitale, perché il Morse è digitale in tutti i sensi ed è l'unico sistema digitale che è ricevuto e decodificato dal cervello e non da sistemi. Questo invece è per il DVK, è un sistema per trasmettere la chiamata senza usare la voce. Siccome voi dovete chiamare per dire che qualcuno vi possa rispondere, potrebbe essere una rottura di scatole chiamare per 48 ore. Questo vi permette di salvare la vostra chiamata sulla scheda audio sull'hard disk e ogni volta che premete F1 lui automaticamente fa la chiamata, manda in trasmissione e chiama. Quando qualcuno vi risponde automaticamente gli rispondete voi, quindi è un po' più rilassante da questo punto per chi fa un contest in fonia. Questo che vediamo qui sotto permette di per modificare dei filtri durante la trasmissione, per cui se si passa da una banda all'altra lui va a inserire o disinserire dei filtri o a modificare dei filtri. Questo è utile per i multi-multi, perché se ho 7 trasmettitori e trasmettono su ogni banda potrei avere dei disturbi uno con l'altro, allora automaticamente questo va a inserire dei filtri per diminuire o attenuare di molto i disturbi che ci possono essere. Fatto questo, parte il programma. Il programma in sostanza è composto da una schermata dove io inserisco il nominativo, da due schermate che in sostanza sono il controllo dei nominativi. Ogni volta che viene fatto un contest viene generato un file di log, questi vengono messi tutti assieme e generano un numero di nominativi che vengono messi tutti su un database, per cui se io scrivo il mio nominativo, anzi facciamone scusate, ho scelto un contest sull'americano. Questo contest si possono collegare solo americani, per cui lì mi propone solo gente che è americana o canadese. Allora, io ho scritto nominativo a 3K, lui automaticamente mi propone i nominativi che più si avvicinano a quel nominativo e tutti quelli che contengono a 3K. Io già posso, ci sono disturbi, già qui posso scremare quale nominativo ho sentito, quindi avvicinarvi di più a quello che può essere il nominativo effettivo. Facciamo l'esempio che è AA3K, io automaticamente scrivo AA3K, ascolto il nominativo naturalmente perché è obbligatorio ascoltarlo, e premendo lo spazio lui mi propone già automaticamente il parametro. Durante un contest devono essere passati di solito dei parametri che vanno a confermare sul file di log poi la gara, per cui questi parametri vengono passati all'atto del collegamento. In questo caso si passa il chiamiamola la provincia, per cui viene passata la provincia del collegamento o lo stato, scusate, che abbiamo collegato lì dall'altra parte in America. Fatto questo, noi premiamo invio e automaticamente sulle schermate successive che vediamo qui possiamo vedere, adesso i collegamenti sono pochi, però qui vedremo dopo 10 collegamenti la media di QSO, QSO vuol dire collegamento, quindi quanti collegamenti ora stiamo facendo e quanti punti ora stiamo facendo. Il software è anche in grado di fare un grafico per cui vediamo nelle ore i collegamenti che sono stati effettuati. Cosa interessante,
su questo, scusate, vedete che PA è Pennsylvania, quindi è lo Stato. La cosa interessante è che in alcune finestre noi vediamo che il moltiplicatore, questo è un moltiplicatore e l'abbiamo già fatto. In questo momento l'avevo appena collegato. Ci manca in tutte le altre frequenze. Quello che vedete qua sono tutte le altre frequenze che sono utilizzate per fare le gare. Quindi in questo caso, con questo collegamento, il collegamento in 40 metri non è duplicato, è un moltiplicatore e abbiamo fatto 3 punti. Inserendo i nominativi un po' alla volta, K1... Questo è un altro che ho forzato io, infatti non viene consegnato come moltiplicatore, è il secondo QSO, ma non è moltiplicatore. E si va avanti fino alla fine della gara. Alla fine della gara viene generato un file di log che è spedito al comitato di che gestisce la gara, stilerà poi le classifiche. I log hanno un formato che si chiama Cabrillo. Questo formato viene inserito su un PC dove fa un controllo e va a incrociare i dati di un collegamento con un altro. Se io ho collegato K1 Echo Charlie a quell'ora, perché qui viene salvata l'ora che non vedete, ma nel file di log è segnata anche l'ora, andrà a vedere se nel file di log di K1EC esiste e se l'ha inviato, se esiste quel collegamento. Inoltre, se io ho collegato un nominativo e tutto il resto del mondo non ha collegato quel nominativo, c'è qualcosa che non va, perché potrebbe essere che io l'ho segnato sbagliato, perché sono l'unico al mondo che ha collegato quello. Tendenzialmente la maggior parte lo tengono comunque buono, però te lo segnalano come unico collegamento al mondo. Quindi viene incrociato tutti questi dati, vengono tolti i QSO errati, che capita, e automaticamente viene fuori il punteggio finale e la classifica. Dicevo prima che era possibile collegarsi a un cluster, adesso questo non è collegato in internet, però con questa finestra è possibile collegarsi a un cluster e attraverso internet e dirgli guarda che una di questi, ci sono varie siti che danno clustering, si può selezionare automaticamente, io nella finestra di cluster vedo su questa finestra io posso andare a filtrare cosa mi interessa. Per esempio, se sto cercando solamente qualcuno nella banda dei 20 metri, io qui filtro e vedo solo i nominativi della gente che c'è su quella frequenza. Per cui può essere utile, e cliccando 2 volte sul nominativo automaticamente setta l'apparato automaticamente su quella frequenza. In realtà ha un'immensità di opzioni questo programma che non sto qui a spiegarvi. Nell'help sono spiegate, però vediamo se c'è. Si possono dare anche dei comandi, per esempio, dicevo prima che è possibile fare una chiamata in automatico. Questa chiamata in automatico può essere forzata manualmente, cioè io premo F1 e lui manda in trasmissione e fa la chiamata. Però ogni volta bisogna premere F1. Io posso settare con il comando RPT che scrivo qui. Scrivendo RPT lui vi appare una finestra, mi chiede quanti secondi, io metto di solito 4 secondi, gli do l'ok, a quel punto lui comincia a fare una chiamata e ogni 4 secondi la rifà in automatico, finché io in ricezione non premo, se sento qualcuno premo esca e automaticamente la ricezione si ferma. La trasmissione si ferma e posso fare il collegamento, dopodiché ripremo F1 e lui riprende a fare la chiamata ogni 4 secondi. Quindi ci sono tutta una serie, oppure se io scrivo direttamente la frequenza
naturalmente l'apparato deve essere sempre collegato via CAT, scrivo la frequenza 14.200, mi porta l'apparato automaticamente a 14.200. Quindi se voglio cambiare banda lo scrivo direttamente nel file di log. Quindi c'è una serie di comandi che puoi usare su questa su quell'entry, dove è possibile selezionare e modificare alcune funzioni. Posso anche mandare dei messaggi da un'altra parte. Io sono qui, faccio un collegamento, io sono sulla banda dei 40 e qui c'è un altro sulla banda dei 20, è un moltiplicatore per me sui 20, perché io mi accorgo che qui non ce l'ho, quindi quello non attivo mi serve, gli dico sui 20 metri, gli dico al corrispondente guarda che c'è, puoi spostarti sui 20 metri, lui, e gli mando un messaggio all'altro, gli dico guarda che sui 20 metri ti arriverà questa persona, oppure posso anche forzargli la radio, io metto automaticamente la radio di quello sulla frequenza giusta per chiamare la persona. Non ho messo un video, però per darvi l'idea di come funziona eventualmente dove c'è la stand area, vi mostro dei video di cosa succede durante un contest di certi livelli, dove per 48 ore ci sono 16-20 persone che lavorano continuativamente su 4-5 radio a fare collegamenti. Siccome è finito il tempo, se ci sono domande. Chi ha fatto il software si chiama Paolo, IK3QR, ed è di Mestre, quindi della sezione ali di Mestre. Tutto qui. È gratuito, freeware, per cui potete scaricarlo e utilizzarlo quando volete. Il sito è www.3QR. Se scrivete anche il nominativo lasciate una mail, quando ci sono novità vi spedisce una mail dicendovi guardate che è stato aggiornato, bla bla bla. Domande? Grazie.